Benissimo, torniamo con il professionista risponde. Ritorniamo a parlare di un argomento che vi sta particolarmente a cuore. Come districarsi nel mare magnum del codice penale e soprattutto come cercare di evitare spiacevoli conseguenze? E allora siamo con l'avvocato Alessandro Palermo, penalista. Grazie, grazie a voi per essere con noi. Abbiamo tante domande, perché Enrica scandaglia i social e ovviamente è lì a ricevere tutte le vostre sollecitazioni. Enrica. Buonasera direttore, buonasera a tutti. Bene sì, abbiamo ricevuto delle domande per l'avvocato Palermo, quindi l'abbiamo rinvitato nuovamente. Voi continuate a scriverci perché leggiamo tutte le vostre domande. La nostra mail è futuraproduction2018@gmail.com, è attivo il numero su WhatsApp, il 320-693-8702, e poi, come diceva il direttore, sui nostri social ci potete scrivere. Io vi ricordo che i nomi che utilizziamo sono fittizi, quindi se avete anche delle domande un po' più particolari, non vi preoccupate, scriveteci e oscureremo il vostro nome. Tutela della privacy al massimo. Noi certe volte usiamo anche dei nomi fittizi, nomi che chiaramente non corrispondono. Giusto. Anche perché gli argomenti sono anche molto delicati, possiamo dire. Certo. Io in esordio ho detto nel mare magnum del codice penale. Effettivamente è un pianeta che anche un avvocato ha difficoltà ad esplorare. Ma tra l'altro è non solo è un pianeta di difficile esplorazione, è un pianeta in continua modifica, perché ultimamente è stata introdotta la riforma Cartabia, di cui tutti i giornali parlano, e comunque ogni anno c'è sempre una modifica, una legge speciale, qualcosa che comunque rende sempre più complessa, più complicata questa materia, per cui magari una cosa uno può chiedere in un modo l'anno prima, l'anno dopo diventa in maniera completamente diversa, quindi bisogna essere sempre aggiornati, sempre tra virgolette sul pezzo, per cercare di tutelare al meglio, diciamo, i nostri clienti e comunque di seguire il corso della giustizia. Anche, ecco, una domanda fuori dal coro, così per curiosità personale, anche per gli avvocati l'intelligenza artificiale è una parentesi importante? Ma per aiutare? È una bellissima domanda. Io l'altra volta ho letto un servizio, pare che in Cina già ci sono dei tribunali che funzionano in maniera automatica, cioè non c'è più un giudice, non c'è nessuno. Tu vai là, i reati ovviamente più stupidi, e c'è una sorta di macchina che ti giudica e ti emette la sentenza. Quindi già diciamo è un meccanismo che si stanno rodando in qualche modo. Una cosa che posso dire. Chiaramente se io dovessi parlare col mio computer, perché mi sentirei pazzo comunque, parlare col mio computer e poi lui elaborare quello che penso io, potrebbe essere un buon scambio di opinioni. Al momento l'unica cosa che riesco a fare è parlare e scrivere, perché so che il computer oggi può anche scrivere parlando. Questa è una cosa, diciamo, che non fa parte dell'intelligenza artificiale, ma semplicemente dell'utilizzo informatico. No, è perché, voglio dire, uno pensa a tutti gli articoli del codice penale, no? E poi il passaggio, certo, successivo, l'alternativa, l'interpretazione. Cioè, voglio dire, l'intelligenza artificiale potrebbe dare una mano in tal senso. Ma io non lo so, perché comunque diciamo la materia giuridica, la materia secondo me è molto complessa rispetto a quella magari matematica o ingegneristica, senza sottovalutarle, dico dal punto, sì, di vista della interpretazione, perché in, sì, matematica sono dei calcoli, nel diritto ci sono delle interpretazioni, una sentenza può essere interpretata in primo grado da un giudice in un modo, in appello lo stesso caso può essere interpretato in modo diverso, in Cassazione in modo ancora diverso. Quindi dico, a prescindere, un'intelligenza artificiale l'applicherebbe in tutti e tre i gradi di giudizio allo stesso modo. Abbatterebbe il libero pensiero, il libero arbitrio, comunque sì, l'articolo 133 del codice penale, la libera determinazione del giudice, ovviamente. Quindi sarebbe un mondo un po' diverso in cui spero che non arriveremo. Ma per questo. Ci sono alcuni che pensano che sia purtroppo ormai quasi alla porta, per non dire alla finestra. Ma per molte cose sicuramente già lo è, senza dubbio, lo è, anche perché fatto. Vediamo tutti come funziona ormai anche la stampa, certo, ogni notizia che magari, anche se più o meno vera, se viene diffusa in televisione è vera. E basta, cioè, su questo non sono dubbi, non so, nel mio campo, per esempio, se un ministro o un deputato dice domani facciamo l'amnistia, già tutti i clienti ti chiamano, avvocato, c'è l'amnistia, quindi lei ora mi deve far uscire immediato. Già è sicuro, quindi il mondo mediatico, questo voi lo sapete, sì, meglio di me, che il vostro lavoro funziona purtroppo in questo mondo. Poi in realtà quando poi tu scendi nel pratico, ovviamente le cose sono un po' diverse. Sono molto diverse. Va bene, allora entriamo
entriamo un po' nel merito, vediamo un po' quali sono le domande che ci pongono gli amici e le amiche da casa. Sì, parlando appunto di tecnologie, anche di social, vediamo che ci sono sempre aspetti positivi e negativi. A questo proposito è arrivata una domanda dai nostri social e ci è stato chiesto: buonasera avvocato, 17 anni e da qualche mese ricevo insulti sul mio fisico quando posto una foto su Facebook. Posso fare qualcosa? Ma questo è il, come dire, l'argomento del momento, ovviamente la tutela della persona, soprattutto del minore, ho capito che ha 17 anni, in questo caso sui social. È chiaro che a differenza che nella realtà, nel social generalmente tutto resta scritto. Quindi questo è un punto di partenza per cui si può già avere, come dire, più facilità ad acquisire le prove nel caso in cui vi sia un reato. È chiaro che bisogna vedere il contesto, bisognerà capire di che si tratta e nel caso in cui vi sia effettivamente un'offesa, body shaming si parla oggi di body shaming, e chiaramente questa sarà perseguibile a norma di legge, quindi bisognerà fare una querela evidentemente, tramite la polizia postale o anche direttamente tramite un avvocato, comunque sempre la procura a finire la querela. Nel caso in cui per esempio chi fa la minaccia o l'insulto o quant'altro è anonimo, perché molto spesso riescono anche a avere dei profili non conosciuti, in questo caso il mio consiglio è quello di rivolgervi direttamente alla polizia postale, che è l'unica che può individuare il soggetto che però lo può fare anche rivolgendosi a un avvocato. L'avvocato poi diventa il tramite in questo contesto, no? Sì, può potrebbe l'avvocato anche avere mandato rivolgersi, sì, diciamo che può anche rivolgersi all'avvocato, l'avvocato poi si fa parte attiva per riuscire a scovare l'elemento. Dico, la fase preliminare serve a raccogliere la prova, poi c'è la fase del giudizio e poi l'avvocato ovviamente è necessario, dove tu dovrai, una volta individuato il responsabile, dovrai fare il processo con la parte civile, chiedere risarcimento danni e quant'altro, ovviamente. E comunque possiamo dire che non si rimane impuniti, attenzione, quindi cercate di frenare il vostro impeto, perché le offese, le ingiurie, le vessazioni poi vengono scoperte, perché c'è chi fa questo lavoro apposta per evitare che accadano queste cose. Poi chiaramente l'avvocato quando interviene perché poi deve far risarcire, deve cercare di tutelare in questo caso il giovane minorenne. Certamente. Andiamo avanti, Enrico. Sì, passiamo alla prossima domanda. Giuseppe da Catania ci scrive: avvocato, è vero che bisogna oscurare i propri dati quando magari si getta un pacco postale ricevuto? Si rischia il furto d'identità? Allora, questo è, allora, diciamo, se mi posso permettermi, due aspetti, perché mi sovviene dalla domanda. Quando uno butta un pacco postale, allora, se tu butti il pacco postale di carta nella carta, secondo me non succede nulla. Se tu butti il pacco postale di carta in un luogo dove non puoi buttarlo, rendi facile la tua individuazione da parte della polizia municipale, che molto spesso sono arrivati a raggiungere alcune persone. Sarebbe opportuno farlo. A parte lo scherzo, cioè a parte cosa vuol dire. Allora, il furto d'identità in realtà ha una valenza nel mondo, come dire, del giuridico, in quanto è un aggravante della truffa, cioè se io utilizzo l'identità di un altro per porre in essere una truffa, quindi certo. 640 che è la truffa, 640 quater mi pare che se non ricordo male, prevede un aggravante in caso in cui la truffa sia fatta tramite un'identità appunto rubata. Quindi chiaramente io direi sempre di stare attenti in ogni caso quando butti una lettera, una qualcosa, da strappare bene l'indirizzo, perché può essere, tra l'altro oggi dove è facilissimo mettere i dati su una mail, un profilo eccetera, e apparire un'altra persona, e poi è difficilissimo poi andarla a individuare, chiaramente, perché poi bisognerà fare delle ricerche. Nel frattempo tu magari hai compiuto diverse truffe, raggiungo diverse persone, e quindi chiaramente poi il primo che cercano sarà quello che ha acquistato rubato l'identità, poi lui dovrà dimostrare che non era lui e tutta una serie di cose. Quindi la cautela è quella di evitare di buttare i propri dati, ecco, senza dubbio. Questo è un altro consiglio che do: evitare pure di dare i propri dati ai call center. Perché quando chiamano i call center, ti dicono: noi ti prendiamo la linea telefonica piuttosto che la camicia o l'orologio, eccetera,
e ti chiedono nome, cognome, indirizzo, residenza, numero di telefono, eccetera, non sai chi, addirittura in alcuni casi l'IBAN, cioè non sai tu chi è il tuo interlocutore. In quel caso, per quanto la persona che ti sta in quel momento parlando ti rassicura, ti dà fiducia, eccetera, eccetera, poi al momento in cui tu, questo è capitato anche, dico, capito a tutti, anche personalmente, gli dici: guardi, la sua offerta mi interessa, mi mandi una mail, e io eventualmente rispondo a me: no, no, l'offerta deve essere fatta subito, perché allora in quel caso diffidate sempre e non date mai la vostra identità a nessuno. Io questo sì, è il mio consiglio. Questo è importante, tra l'altro io sono anche stato una vittima di questo, perché io ho subito anche la clonazione della carta, ma perché ho pagato un biglietto aereo. Infatti. Non so com'è successo, ma in questo caso per fortuna i circuiti sono ben tutelati. Quindi... Sono ben tutelati. Andiamo avanti. Sì, passiamo alla prossima domanda. Elena da Messina ci scrive: è vero che gli avvocati possono avere anche una figura manageriale per gli artisti? Sì, sono i cosiddetti procuratori, cioè è chiaro che l'artista, allora sulla falsariga del calciatore, dello sportivo, diciamo, che ha il proprio procuratore, anche l'artista può avere un suo procuratore, come sicuramente i grandi artisti ritengo che abbiano. Il procuratore che cosa fa? Cura il contratto che il, in questo caso l'artista, non so, l'attore, lo sportivo ha con la società con cui farà quell'attività. Quindi nel caso di un artista che suona al teatro, ipotizziamo Massimo Bellini, il teatro gli offrirà un compenso, gli offrirà un contratto, in questo caso il suo manager è quello che cura che questo contratto sia a norma, sia a regola, e cura ovviamente gli interessi dell'artista. Quindi sì, gli artisti hanno molto cura, spesso sono curati, cura, soprattutto a livelli chiaramente molto alti, a livelli alti, ma cura anche gli interessi sotto profilo legale, nel senso anche che sotto profilo legale, cosa, certo. Anche perché ci sono poi dei sotterfugi, cioè nel senso che magari una struttura può offrire un compenso, poi poi non te lo pagano, poi lo ritardano, invece molto spesso si affina il contratto poi in maniera da evitare questo tipo di... Qualcuno usa il tuo nome a sproposito, qualcuno ne approfitta. Sì, ci sono, certo, ci sono tra una serie di, ovviamente anche tutela della tua immagine, della tua privacy, della tua operato, di quello che tu stai facendo, certo, in quel momento. Certo. Enrica, abbiamo il tempo per un'ultima domanda? Sì, leggiamo velocemente l'ultima domanda. Una signora sui nostri social ci scrive: avvocato, vorrei separarmi da mio marito, credo servano delle prove, giusto? Quali? Qua entriamo anche nella sfera, diciamo, non è proprio, diciamo, il campo, mia, però, campo mio di interesse. Cosa quello che posso dire io, se ci sono delle violenze, diciamo, per quello che riguarda la mia, il mio settore di interesse, sono delle violenze o quant'altro, di fare le denunce, chiaramente. Sulla base delle denunce poi ovviamente la separazione e il successivo divorzio sarà diciamo una conseguenza più semplice per lei. Se vi sono delle, come dire, dei tradimenti o quant'altro, là bisognerà, non so, mettere un investigatore privato o rivolgersi a un avvocato matrimonialista per avere ovviamente maggiori consigli su come fare in questi casi. E poi sono due figure che poi eventualmente si possono sposare: c'è l'avvocato civilista, ma c'è anche l'avvocato penalista, perché se la causa di divorzio porta a percosse o a cose, vessazioni, e quello che purtroppo sta accadendo in, allora, questo è chiaro che, periodo, ci sono due figure che si sposano. Sì, no? Sì, sono... allora diciamo che oggi è molto diffusa, lo leggiamo in tutti i giornali fino a stamattina, sì, dell'uomo che picchia la donna, infatti, la uccide, addirittura la minaccia, oggi a Torino, dove ad Alessandria ha ucciso moglie, il figlio, la sua, non so quante persone ha ucciso, eccetera. Quindi chiaramente i risvolti ci sono, ovviamente anche penali, che nascono da situazioni familiari di incomprensioni o anche di disagio, ovviamente di quant'altro. Quindi bisogna vedere anche il tema della domanda, diciamo, della signora, se la signora ha una problematica solo civilistica o anche ha dei problemi più gravi. Questo... Problemi più gravi, chiaramente l'avvocato vi risponderà, però attenzione, basatevi sul fatto che devono essere dei professionisti che conoscono il proprio mestiere, che vi possono dare indicazioni che vi servono sicuramente. Poi se c'è qualcuno che vi vessa o vi crea problemi, denunciate senza pensarci nemmeno un decimo di secondo. Siamo arrivati alla fine di questo primo appuntamento, nuovo primo appuntamento con l'avvocato Palermo. Grazie per essere stato grazie con noi. Enrica. Io vi ricordo velocemente il numero WhatsApp dove potete scriverci, il 320-693-8702, e poi seguiteci sempre sui nostri social. Grazie. Bene, torneremo a breve con l'avvocato Alessandro Palermo. Continuate a scrivere.